Ciao ragazzi, benvenuti e ben ritrovati nell'ITRA Technology. Come avete ben visto, dato che abbiamo raggiunto un buon traguardo, un bel traguardo dei 300 iscritti, voglio ringraziare tutti che mi state seguendo, tutti voi che mi state seguendo, mi state supportando, commentate, mettete mi piace ai video. Per voi ho fatto, per tutti voi ho fatto questo video dopo mesi interi che non apro il PC, apro il mio PC per voi e lo puliamo insieme. Ed ecco qua il mio case, quindi come abbiamo visto in alcune configurazioni Corsair Spec 03 con le due ventole anteriori di colore bianco. Come potete notare da parecchio che non lo pulisco, infatti se vedete, non so se si riesce a notare, ecco, ora si nota, è pienissimo, pienissimo davvero di polvere. Dato che c'è tutta questa polvere, ora andremo a pulire non solo esternamente la polvere che c'è qui fuori questa griglia, ma anche internamente. Quindi andiamo ad aprire la finestrella laterale ed entriamo nel PC per vedere un attimino. Sembra pulito perché è tutto nero, ma se ci avviciniamo con la telecamera vediamo che è pienissimo di polvere, ragazzi, scusatemi, ma ancora non sono riuscito a gestire bene il cable management. E non ho, devo cercare di trovare il tempo. Vedete tutta la polvere che è attaccata proprio all'estremità della ventola e la polvere che c'è internamente o sulla scheda direttamente. Sulla ventola della scheda video non c'è tantissimo, anche perché la scheda video non gira tanto la ventola. Gira veramente poco, solo quando gioco faccio editing. Vediamo sull'alimentatore che è veramente pieno di anche qui sul backplate della scheda video è pieno di polvere, anche sulla ventola che ho nella parte bassa. Come abbiamo visto nella precedente configurazione, ho eliminato, come potete vedere, ho eliminato il gabbiotto ed ora prendiamo lo spray e iniziamo a spruzzare un po' di aria compressa direttamente sulle ventole per andare a eliminare quella polvere che si è andata ad accumulare col tempo, con i mesi. Andiamo a levare prima un po' tramite l'aria compressa, andiamo a eliminare un po' di polvere sporcizia, poi andiamo a prendere anche una pezzolina l'alimentatore, un po' su tutte le ventole, facciamo polvere. Prima abbiamo fatto un po' con l'aria compressa, ora facciamo con questa pezzolina che non ricordo precisamente da quanto tempo c'ho questa pezzolina, però raccoglie proprio la polvere, raccoglie bene, non la sposta solamente, ma la raccoglie. Una volta fatto così e quindi tolto il grosso, andiamo a eliminare il resto tramite l'aria compressa. Ora scollego anche il filtro che c'è nella parte bassa, che ecco qua il filtro. Con l'aria compressa non si riesce a eliminare tutta questa polvere, andiamo a eliminare con la pezzolina. Ecco qua, eliminato. Come potete notare, ora è perfettamente pulito, senza minima polvere. Andiamo a riposizionare ed è come nuovo, come prima. Quindi anche la ventola dell'alimentatore che prende l'aria dal basso, poi quella smonteremo, quando smonteremo l'alimentatore vedremo di lavarla per bene. Ragazzi, ora nient'altro, si continua con un po' d'aria compressa, si continua lì dove non c'è polvere con la pezzolina e finiamo la pulizia completa. Per quanto riguarda il cable management, sicuramente presto vi farò un video in modo tale che troverò il tempo per sistemare i cavi che ci sono dentro al case, e così facendo vi faccio anche un video su come si fa un buon cable management, anche perché ora come ora non posso assolutamente insegnarvi nulla, dato che come potete notare è veramente una giungla questo case. Ok ragazzi, perfetto, vi ringrazio per avermi seguito ancora nuovamente in questo nuovo video guida, spero di avervi aiutato un po' vedendo poco quello che si riusciva a fare nella pulizia per questo case, anche perché non era molto molto sporco. Ragazzi, vi ringrazio ancora, ci vediamo con il prossimo video, vedremo, forse configurazione, guida o recensione. E se vi è piaciuto il video mettete un mi piace, iscrivetevi al canale, se avete domande o dubbi potete scrivermi nei commenti, potete scrivermi su Facebook. Ragazzi, ci vediamo con il prossimo video, ciao a tutti da Elitra Technology.